Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? A casa ci si annoia un po', quindi volevo darvi un'altra idea per passare un po' il tempo. L'altra volta vi avevo suggerito di fare l'arcobaleno da appendere alla finestra. Questa volta perché non facciamo l'arcobaleno ma in un barattolo? Lo metto vicino così si vede. È facilissimo, servono pochissimi ingredienti. Serve il sale e dei pennarelli del colore dell'arcobaleno. Allora, iniziamo, vi faccio vedere come si fa. Bisogna prendere delle ciotoline, più piccole sono meglio, è perché fate più in fretta. Poi mettete un po' di sale nella ciotolina con un pennarello. Allora, iniziamo con i colori dell'arcobaleno. Il primo è il rosso, quindi prendiamo il pennarello rosso. Io ne ho presi due. E si gira, si gira, si gira. Quante volte, bisogna avere un po' di pazienza. E piano piano il sale si colora e diventa rosso. Una volta che è diventato rosso, prendete un barattolo, questo è quello del tonno, quindi man mano che finite marmellata, tonno, quello che volete, lo rovesciate dentro. Io il rosso l'ho già messo, visto? Poi facciamo un altro colore, ci vuole il giallo. Allora, prendiamo un po' di sale, pennarello giallo, questo era già pieno, eh? Io lo faccio veloce così dopo voi dovete avere pazienza. Girate, 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 finché diventa giallo. Vedete che sta diventando giallo? Aspettate che condita un po' di più. Diventa giallo giallo e lo rovesciate dentro nel barattolo e viene il secondo strato giallo. Così andate avanti, prendete un po' di sale, pennarello verde, azzurro, blu e viola. E una volta finito gli strati lo chiudete. Poi dentro qui potete mettere un po' del vostro profumo, delle gocce essenziali. Lo mettete in camera, in bagno e vi profumerà un po' la casa. Un bacione, buon lavoro e alla prossima idea. Ciao, mi mancate tantissimo, ciao!